chiuso, mi sono assentato per un po' dai lavori, sono ritornato e ho avuto modo di vedere che l'ordine del giorno è arrivato alla trattazione di questo importante e delicato argomento, sul quale credo che l'opposizione abbia fatto, senza fare allarmismi, bene ad accendere, diciamo così, un riflettore e a provocare in quest'Aula un dibattito che altrimenti non ci sarebbe stato, caro consigliere Boso. Non, ecco, sono contento di apprenderlo. No, no, non c'ero, sono contento di apprenderlo però perché, come lei ricorda, non c'è stato questo dibattito. Siccome lei sa che non c'è stato questo dibattito, noi non siamo stati coinvolti in passaggi interni, in corrispondenze che potrei citare con ministeri, con commissari, eccetera, eccetera. Forse avremmo dovuto essere coinvolti, messi in grado di capire le cose nelle commissioni e forse non saremmo arrivati qui. È lo stesso motivo per cui noi continueremo, gliel'ho preannunciato sulla questione degli impianti sportivi. Dopo il brillante esito del voto di oggi, continueremo naturalmente a approfondire la questione, perché questo è ormai, come dire, il muro di gomma politico che voi volete opporci e troverete, come dire, altrettanta determinazione, forza e chiarezza nei nostri atteggiamenti. Su questa vicenda, quindi, non ci sono velleitarismi di carattere politico, né c'è una mozione, come dire, scritta con i piedi o scritta da qualcuno che ignora le regole basilari del gioco. Chi l'ha scritta questa mozione voleva sollecitare appunto una riflessione e una provocazione politica in senso positivo che non fosse altro perché riguarda i destini di numerose decine di dipendenti di questo asset, io credo sia positiva, saggia e virtuosa. Il primo problema che ci dovremmo porre in questo consesso, problema di cui non siamo abituati a discutere, cari colleghi, caro Presidente del Consiglio Comunale, caro Sindaco, è quali siano le strategie per l'STS, perché non abbiamo un'interlocuzione diretta come Consiglio Comunale con gli amministratori che stasera sono qui e saluto con piacere dell'STS, non avendo un'interlocuzione diretta in questa sede, noi non siamo messi praticamente a conoscenza di quello che avviene dal punto di vista di strategie generali dell'STS. Ne abbiamo una percezione del quotidiano dell'STS, se non per scambi, appunto, magari così, di consuetudine orali o un commento che si fa in corridoio. Sarebbe quindi suo compito, signor Sindaco, e sarebbe compito della Commissione Patrimonio, io ho più volte sollecitato in questo senso il Presidente della Commissione di Cicco, che non vedo qui stasera, di riferirci sistematicamente e non episodicamente sull'andamento dell'STS, e metterci anche in grado di capire quali saranno i destini dell'STS. Quindi non è un dibattito ozioso e neppure è un dibattito contro qualcuno e neppure è un dibattito se non nell'interesse della città e nell'interesse dei dipendenti dell'STS. Assolutamente. Perché questo? Perché a tutti è noto che l'atteggiamento del legislatore non è favorevole ormai verso questo tipo di diciamo così, di aziende, cioè c'è un dibattito che da molti anni riguarda quelli che qualcuno ha definito le 1000, le 100 piccole IRI, le 1000 piccole IRI e questo dibattito ha portato anche a valutazioni che anche recentemente sono emerse rispetto alla necessità appunto di dichiarare l'opportunità, secondo certi parametri, di mantenere la società, questo tipo di società. E quindi di non cedere l'asset sostanzialmente prima entro un termine che scadeva in questo periodo dell'anno e poi entro un termine che sarebbe scaduto e non so se scade ancora alla fine di quest'anno. Ma questo problema delle scadenze non è il primo problema. C'è stata, come spesso avviene nel nostro ordinamento, una proroga, poi magari ce ne sarà un'altra di proroghetta. Il problema è cosa si vuol fare con questa società. Se cioè questa società, pur agendo virtuosamente ed essendo ben amministrata fino a prova contraria dalla compagine attuale, non è nient'altro che, come dire, uno specchio, una promanazione del comune di Frascati, un soggetto che quindi lavora sostanzialmente, completamente in house. Quale sarebbe allora il senso futuro e strategico dello sviluppo di questa società e qual è il senso, mi spieghi, consigliere Posa, del continuare a acquisire posizioni appunto di lavoro dipendente all'interno di questo asset nel momento in cui noi non conosciamo bene i destini di questo asset né possiamo governare con totale certezza, secondo quei destini, il destino dei dipendenti di questo asset. Questo è un ragionamento che vi dovrebbe toccare e tanto vi tocca, e tanto vi tocca, quindi vedete che il dibattito non è ozioso, potremmo stare qui per ore, tanto vi tocca
che siete stati voi stessi correttamente, saggiamente, apprezzabilmente a corredare la mozione con un lunghissimo parere, con un lunghissimo parere che riguarda sostanzialmente il tema classico giuslavoristico, diciamo così, della stabilità del rapporto con il personale, tema rispetto al quale è stata fatta una bella analisi che riguarderebbe l'applicabilità della normativa sui licenziamenti individuali e collettivi, il trasferimento d'azienda, le osservazioni conclusive, il subentro nei contratti d'appalto, tutti i temi che sono assolutamente collegati con il destino non tanto dell'azienda quanto dei dipendenti di questa azienda. Se io vado a leggere questo, diciamo, documento, trovo che nell'incipit si contesta, diciamo, l'interpretazione attuale della spending review e si dice che un'accorta interpretazione propenderebbe, come sostenuto autorevolmente dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Campania, potrebbe, sono tutti condizionali, può portare anzi a ritenere che l'obbligo di cui sopra non sussista nei confronti delle società in house, però non è chiaro, perché sarebbe di fatto, continua successivamente, già preservato dal rapporto di esclusività che esiste fra la società in house e l'amministrazione pubblica socia della stessa, la salvaguardia della concorrenza nel mercato. A me pare assolutamente il contrario, perché se c'è una ragione giuridica e filosofica giuridica che porta a vedere sfavorevolmente da un punto di vista di salvaguardia della concorrenza questa tipologia di asset, è proprio quella di movimentare e non ingessare un mercato. Mercato che dovrebbe vedere invece protagonisti tanti altri soggetti, per esempio quegli operatori locali che un tempo lavoravano con il comune, che sono stati sostituiti non in virtù di un principio di libera concorrenza da altri migliori, quelli sì, consigliere Posa, ma sostituiti da un asset parapubblico, che poi svolgerà benissimo le sue funzioni, ma che è sostanzialmente una società di diritto privato in mano pubblica. E questa è la verità. Richiami la testa i suoi studi giuridici e vedrà che è così, è una società di diritto privato in mano pubblica, perché l'azionista è il comune di Frascati, non è un privato. Allora, su questo tema, se per tempo ci si fosse detto da parte di qualcuno in questa sede politica o nella sede della Commissione Patrimonio che cosa si vuol fare, se per esempio qualcuno, torna a dire, ci avesse informato di una certa corrispondenza che è stata scambiata col commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi e delle risposte che sono pervenute, forse noi avremmo avuto accesso a delle informazioni tempestivamente e ci avrebbero messo in condizione di non presentare questo atto. Ma siccome noi, quando abbiamo chiesto in Commissione Patrimonio più volte notizie in merito a questa corrispondenza, non le abbiamo avute. Non abbiamo avuto questa corrispondenza, adesso di che ci lamentiamo? Corrispondenza che gli fornisce il consigliere Carboni. E allora io vado a guardare un po' questa corrispondenza.